Buonasera, buonasera cari concittadini, buonasera. Stasera vi parlerò di Regina, ma vi parlerò delle piste ciclabili, del Consiglio Comunale di domani, delle iniziative, domani c'è anche la variante al Piero Spiaggia. Io ho preparato delle osservazioni che ho mandato al Presidente del Consiglio e di alcuni tecnici, di alcuni imprenditori che vedono questo piano spiagge, questa variante generale piano spiagge devastante per il nostro territorio, e io presenterò domani in consiglio queste osservazioni per farle diciamo assimilare al piano spiagge. Ci sono tantissimi problemi da risolvere a Reggio Calabria, la situazione è molto grave perché, come vi ho detto, per questo i tre compari. Stasera il titolo della diretta è i tre compari, che sono Falco Madà, Ballarino e Brunetti. Perché i tre compari? I tre compari perché il modello, veramente sembra di vedere nel modello Falco Madà lo stesso modello di Ballarino. E Brunetti ormai si è, come dire, allineato al modello Falco Madà, e anche lui dice tante bugie. Nell'incontro che abbiamo avuto a City Now l'ho visto in grande difficoltà. E l'ho visto, cosa che mai, perché io avevo una particolare, diciamo, stima per Brunetti prima che diventasse facente funzione. Ormai si è adeguato al modello del suo, diciamo, mentore, perché anche lui dice bugie a ripetizione. Ma questo che cosa determina ai fini poi della nostra vita quotidiana, no? Determina il fatto che noi oggi viviamo, stanno cercando di farci vivere in un mondo virtuale, dove non si conosce più la verità, cioè non si sa più dove è la verità, dove sta, diciamo, la verità rispetto a una montagna di menzogne che vengono dette. E Ballarino, che ha avuto da Brunetti il titolo della squadra del cuore nostra, ci troviamo questa persona che sin dal principio, non avendo una forza economica tale da poter gestire una grande piazza come Reggio Calabria, continua, anche lui sembra di sentire parlare Falco Madà, ma ne parlerò nel corso della diretta, e praticamente usa anche lui lo stesso modello tragicomico della commedia, della recitazione, per, diciamo, dire cose ai tifosi che ovviamente non stanno né in cielo né in terra. La città ha preso questa piega, praticamente ha preso una piega dove i protagonisti della politica e i protagonisti in questo caso anche dello sport prendono reiteratamente in maniera scientifica in giro i cittadini, e questo dal mio punto di vista non può avvenire, perché noi stiamo costruendo la rivoluzione, stiamo costruendo un esercito di regini di buona volontà che devono cambiare la città dalle fondamenta, una città distrutta, e io mi rivolgo a voi con la speranza che voi possiate capire che oggi dobbiamo combattere una battaglia di libertà per salvare la nostra terra. Una battaglia di libertà significa liberare ogni cittadino dal giogo, dell'imbroglio, del comparato. Ognuno poi nella libertà vota chi vuole. Io sto facendo la nostra proposta politica, la sto proponendo ai miei concittadini. Io credo che se non si fa una rivoluzione reggiocentrica, cioè con Reggio al centro dell'interesse della politica, noi se ci consegneremo ai partiti nazionali, i partiti nazionali ci tengono come schiavetti, e nelle riunioni romane decidono chi deve essere il sindaco del centro-destra, del centro-sinistra, ce lo carano con giacca e cravatta o con un tailleur se è una donna, e ce lo mettono a 10 giorni alla presentazione delle liste, quando nessuno può più fare niente, e poi il cittadino è costretto a votare praticamente tra uno calato dal centro-destra e uno calato dal centro-sinistra, che usa mezzi un po' che sembrano più democratici, ma sono sempre soggetti calati dall'alto, voluti dalle segreterie politiche. Io credo che noi dobbiamo essere artefici del nostro destino, dobbiamo essere noi a scegliere il nostro destino e dobbiamo scegliere i nostri rappresentanti, partendo dal sindaco, per arrivare poi a tutti i rappresentanti istituzionali, consiglieri comunali, consiglieri regionali e deputati e senatori. Allora, avete sentito che Falco Madà è uscito su alcune testate online. Ha deciso di affidarsi all'avvocatura civica per la questione delle piste ciclabili. Io vi invito domani mattina di collegarvi sul sito del comune, ci sarà il consiglio comunale in diretta, io farò un intervento con un tanto di riferimenti
di delibere che testimoniano come queste piste ciclabili sono frutto preciso della volontà politica di Brunetti, di Battaglia e di tutta la giunta che ha votato. E poi Falco Madà, quando è rientrato, ha avuto 3 mesi e mezzo per fare qualcosa, non ha fatto niente, al solito ha fatto annunci, e oggi ci annuncia che ha dato mandato all'Avvocatura Civica di fare una ricognizione su sulle responsabilità delle piste. Io, secondo me, questo approccio al problema è assolutamente ipocrita e sbagliato, caro Falco Madà. Brunetti è lo stesso di Falcone, ecco perché l'ho messo nella triade. Ora vi parlo pure di Ballarino alla fine della diretta, vi parlo un po' di quello che sta avvenendo, secondo me, nella nostra squadra del cuore. Quindi Falcone chiama l'avvocatura civica, domani io glielo chiederò in consiglio comunale, spero lui mi dia una spiegazione. Che c'entra in questo caso l'avvocatura civica? L'avvocatura civica che cosa c'entra? C'entra, oggi bisogna semplicemente assumersi la responsabilità. Ricordatevi che Brunetti, che ormai è diventato tipo Falcone, è la copia, diciamo la brutta copia, la bella copia, a seconda dei casi, di Falco Madà, dice: no, noi non dobbiamo fare i nomi, ma dobbiamo trovare i responsabili, ma non dobbiamo fare i nomi pubblici. Cioè, diceva una cosa, poi ne diceva un'altra. Noi dobbiamo fare i nomi di tutti, perché tutti sono personaggi che sono pubblici, perché una delibera è pubblica, il RUP è pubblico, l'assessore è pubblico, il sindaco è pubblico. Quindi noi dobbiamo assumerci le responsabilità. Noi siamo, mettiamo la faccia, quindi mettiamo nome e cognome. Altro che i funzionari dello Stato, i dirigenti dello Stato, hanno nome e cognome, e se hanno delle responsabilità devono essere citati esattamente come ce l'hanno le responsabilità i politici quando ce l'hanno i politici. L'ipocrisia di questa storia, che si riproduce, perché la stessa storia del piano strutturale comunale, la stessa storia dei lavori pubblici, la stessa storia di tutto quello che sta avvenendo all'interno dei servizi sociali, all'interno dei grandi progetti di Reggio Calabria, no? Il Tribunale, il Waterfront, tutta la stessa storia, tutti montaggi, fotomontaggi di storie che non esistono, no? Allora, qua, rispetto alle piste ciclabili, la prima cosa da fare è assumersi la responsabilità politica della scelta. Quindi, prima di passare legittimamente ai dirigenti, ai funzionari, ai RUP, il caro Falco Madà deve identificare i responsabili politici. Domani questo dirò a Giuseppe Falco Madà. Perché se non assume non assume il prima la responsabilità il dirigente che non ha vegliato, non ha verificato il suo padre di Giuseppe Falco Madà, andava a girare i cantieri non come sta girando lui i cantieri ora, in maniera ipocrita, che per 9 anni non ha mai fatto nulla, si schifava andare nei cantieri. Il padre faceva il lavoro da sindaco, quello che devono fare gli assessori, cioè devono verificare l'operato della burocrazia. Devono controllare quello che fanno. La stessa cosa fanno con un'altra, diciamo, da un'altra angolatura, i consiglieri comunali, che danno l'indirizzo e controllano la macchina amministrativa, no? Io sono il presidente della commissione controllo e garanzia, controllo gli atti amministrativi, ma le decisioni le prendono anche io. Prenderò delle decisioni insieme alla commissione sulla questione delle piste ciclabili. Mi fa piacere pure che ci sono stati, c'è stato un gruppo che ha fatto la denuncia in procura. Ognuno fa quello che deve fare e che ritiene giusto fare per il bene della città. Vanno bene le iniziative, diciamo, che prendono i cittadini, le associazioni, i partiti, no? Ok? Ma ritornando alle piste ciclabili, quasi abbiamo rivisto lo stesso modello, solo che le piste ciclabili sono venute più all'occhio dei cittadini, e quindi la cosa è emersa in maniera forte. Ma tutte le altre cose sono state gestite nello stesso modo, in maniera, con la sciatteria politico-amministrativa tipica dell'amministrazione più scarsa della storia. Quindi Falco Madà prima deve assumere la responsabilità, deve dire chi sono i responsabili politici. Sono Brunetti Paolo e Battaglia Domenico, i due assessori confermati. Ha tolto Falco Madà quelli che hanno fatto i concorsi e li ha premiati buttandoli fuori. Quelli che hanno risanato il bilancio, secondo lui sempre, buttandoli fuori. E poi due che hanno combinato guai, compresa la regina, che l'hanno data alla concessionaria della Fiat di Catania rispetto ad Agnelli, perché il rapporto fra Bandecchi e Ballarino è proprio questo, con un danno per la città. Ha voglia che Brunetti dice: io non mi pento della decisione che ho preso. Certo che deve fare, può mai venire meno la sua parola.
Vi ricordate quando gli ho detto, ma te le sei controllate le delibere con gli allegati? No, non le ho controllate, effettivamente le dovevo controllare. E ma non le dovevi controllare tu prima di approvarle in giunta, visto che c'erano per vedere i percorsi al di là, che se i lavori sarebbero stati fatti bene o male? Quindi capite, manca totalmente, io sempre ve l'ho detto, manca il controllo politico sulla macchina burocratico-amministrativa. Ognuno fa quello che vuole nel Comune di Reggio Calabria. Avete capito? Ci vuole la rivoluzione. Dove se un assessore non fa il proprio dovere, se ne va a casa, il sindaco deve avere la forza di cacciarlo. Se un dirigente non fa il proprio dovere, deve essere licenziato. La stessa cosa vale per tutti quelli sotto. Ognuno si assume la propria responsabilità. Ma siccome là era tutta a compari, qua è una questione di compari, c'è il comparato, ognuno non cerca di non dare fastidio all'altro perché ne ha bisogno dal punto di vista elettorale, a partire dai consiglieri e degli assessori, a finire dai consiglieri regionali che non fanno niente dalla mattina alla sera perché devono stare ben collegati con la macchina burocratica amministrativa perché gli serve per i favoretti e i favoroni che gli devono fare per poi prendere maggiori voti. Questo è il problema, avete capito? Quindi ci vuole la rivoluzione. Domani io dirò al sindaco, gli farò vedere le delibere, gli spiegherò, ma lo sa già, ma glielo devo spiegare perché non può pensare di prendere in giro i cittadini così a ruota libera, e gli dirò che deve prima chiedere le dimissioni di Brunetti, che è il primo responsabile, e di Battaglia, che è il primissimo responsabile, perché è l'assessore di riferimento per le piste ciclabili, perché deve chiarire il modello, non può scaricare sulla parte più debole. Poi deve andare a controllare che cosa è successo nella macchina burocratica amministrativa. Certamente le ditte appaltatrici si hanno fatti i lavori a regola d'arte, quello che era stato predisposto, i soldi, come si fa a spendere tutti quei soldi per quattro linee e quattro tappetini di catrame? Come mai costano così tanto? Abbiamo visto il parallelo che c'è stato, l'ha fatto Stretto Web, sulle piste ciclabili di Messina. Costruite a regola d'arte, c'era una differenza abissale, e là bisogna andare veramente nella macchina tecnica, a vedere la macchina tecnica amministrativa, perché pare che Falcomando abbia detto in questa riunione, ma io che devo fare? Se parlo è perché parlo, se non parlo perché non parlo? No, caro Falcomando, tu devi parlare, devi fare le cose giuste, non te ne puoi prendere sempre con le vecchie amministrazioni, con i cittadini nordazzi, con i funzionari e con i dirigenti. Mentre il compare tuo Brunetti fa finta che non vuole toccare, non si fanno i nomi, cioè li vuole tipo proteggere per poi dire che è la responsabile loro. Capite? Questa ipocrisia io non la sopporto, non posso reggere dinanzi a queste sceneggiate napoletane che fanno questi soggetti che si associano a quelle di Ballarino. Ballarino è un presidente che ha avuto regalata da Brunetti la responsabilità, e di Brunetti Paolo, che sicuramente avrà parlato con Falcomatà Giuseppe. Hanno prima chiamato a Bandecchi e poi hanno scelto uno che ha un patrimonio infinitamente più piccolo di Bandecchi, che io ho conosciuto in campagna, l'ho conosciuto quando c'era la questione della regina. Meno male che c'è Giovanni Latella, che ha dichiarato, Giovanni è una persona onesta, che l'ha contattato lui. Non c'ero, io non lo difendevo perché lo conoscevo e volevo fare politica con lui, l'ho conosciuto dopo e ho deciso dopo di fare politica. Ok, Ballarino, qual è il problema di Ballarino? Che Ballarino, nel momento in cui ha regalata la società, che peraltro vuole tenere per sé, che non vuole soci esterni, l'ha dichiarato nella conferenza stampa che ha fatto allora, vi ricordate? Dice le stesse cose identiche di Falcomatazza. Oggi ha detto, dopo questa sconfitta, io le stesse cose le ho detto dopo le vittorie, state attenti che ho detto sempre le stesse cose, Ho detto vinciamo, perdiamo, la situazione è sempre come l'abbiamo detta all'inizio, cioè questi non riusciranno a fare niente, ci terranno tra la quarta, la quinta posizione, sesta, quinta, quarta, quinta, sesta, e ci faranno fare figure di merda come li stiamo facendo, perdendo con una squadretta di un paesino in provincia di Messina. Capite? Noi non possiamo sopportare queste cose con un business plan che dice completamente cose diverse e di cui nessuno vuole parlare, neanche i grandissimi protagonisti di Antenna Febbea. Io mi dispiace per Musolino, te l'ho detto, caro Musolino, io ho un rocco, una quasi devozione per te, perché sei un,
un cronista storico, però siccome hai una grande credibilità devi anche rispondere con questo. Non perché sei amico di Bastiglieri e sei amico suo. Bastiglieri, lascio stare, è una categoria a parte. Bastiglieri, Bastiglieri fa parte della categoria degli attori commercianti che fa tutte, se la prende con tutti per poter alzare la cifra delle pubblicità. Ma tu sei un grande giornalista sportivo, io ti ho mandato, tu me l'hai chiesto il business plan, dovresti fare qualche commento nelle trasmissioni dove ti invitano. Io vorrei capire se tu ritieni quel business plan corrispondente alle cose che hanno fatto. Vi ricordate quando dicevamo, tutti i vari, diciamo, cosi sportivi dicevano, esperti sportivi della Regina, dicevano che non potevamo fare niente in questo campionato quando per esempio non abbiamo comprato un bravo attaccante sin da subito. Certo che hanno dovuto fare la squadra all'ultimo momento, è vero, ma l'attaccante buono lo dovevamo comprare subito, non possiamo fare con un attaccante giovanissimo, farci i primi 2 mesi che già eravamo sesti, settimi in classifica per poi comprare degli attaccanti di seconda, terza mano, avete capito? Quindi Ballarino, perché vi ho detto che sono compari? Perché agiscono nello stesso modo, no? Allora che dice Ballarino in conferenza stampa? Ci siamo seduti, verificheremo, dice che hanno giocato male, verificheremo insieme agli altri e capiremo cosa è successo. E mi sembra di sentire Falcomatà o Brunetti quando parla con lo spirito di Falcomatà, diciamo. Ecco, questa è la nostra Reggio in questo momento, cari concittadini. Questa è la nostra meravigliosa città, ridotta a colabrodo. Avete capito? Poi io sono contento perché facendo battaglie, costruendo il bene, abbiamo stimolato pure Fratelli d'Italia a fare le riunioni nelle circoscrizioni. Ben venga questo fermento civico, avete visto, hanno sentito che io sto per iniziare a girare i rioni e loro giustamente, legittimamente, Fratelli d'Italia hanno fatto una riunione a Ciccarello, erano solo loro, diciamo, però hanno fatto qualcosa che comunque è un incontro con i cittadini. Vedete come le battaglie, i modelli poi funzionano, perché poi devono inseguire chi fa una cosa prima e chi la dice di farla, poi ti inseguono perché devono farla pure loro. Vedete come serve fare politica in maniera aperta. Io il mio auspicio qual è? Che tutti i politici facciano le dirette, così come Falcomatà sta cominciando a fare i video. Grazie a Dio che ha fatto il video e l'avete potuto vedere tutti mentre recitava. Io lo devo vedere in consiglio comunale, domani lo rivedrò a recitare, no? Vedete che significa fare i video? Significa che l'avete visto tutti, migliaia di persone hanno visto quel video di Falcomatà mentre si disperava perché le piste ciclabili, dobbiamo andare a trovare i responsabili, tutti hanno capito di quello che fa, meno male. Io spero che Falcomatà continui a fare queste cose, così come abbiamo visto Ballarino cercare di convincere tutta la città che lui era l'uomo giusto perché comunque aveva un patrimonio idoneo per poter portare la nostra squadra, non so, in Serie B in 2 anni, ma pure in 3, e poi non ha i soldi per potersi prendere tutto il Sant'Agata, perché se ne deve prendere metà, perché tutto non se lo può prendere, perché non ha fatto un settore giovanile in un certo modo, non ha fatto alcune cose che doveva fare. Ballarino è una persona per bene, io l'ho detto sempre, si è trovato in un ruolo che gli hanno regalato la squadra, quindi lui che ha dovuto fare? È come quello che sa di essere di meno e per la vista, diciamo, l'entità dell'importanza, il blasone della Regina, si è dovuto elevare, state tranquilli che sono un bravo padre di famiglia, sono un bravo amministratore, non vi preoccupate che non abbiamo tanti soldi, ma l'ha detto subito in quella riunione la domenica, non vi preoccupate che io ci so fare, faccio il proprio, non c'è bisogno di spendere molto, si può avere una società con meno soldi, ma se si sanno spendere noi arriveremo, ma dove dobbiamo andare in Serie C, in Serie B con questa società? Sono bravissime persone che, come ho detto sin dal principio e lo confermo, possono gestire squadre piccole come quella dove siamo andati oggi a perdere, non possono gestire la grande Regina. E come Falcomatà magari il sindaco di un piccolo paesino l'avrebbe potuto fare, ma non può fare il sindaco di Reggio Calabria uno che non ha idea di niente di come deve gestire la macchina amministrativa, in 9 anni ci ha devastato. Quindi ci sono assonanze incredibili, no? Assonanze pazzesche. Io vi voglio dire una cosa, seguite la politica, perché la politica va seguita, bisogna partecipare, si deve partecipare alle riunioni, all'attività politica, bisogna
verificare l'azione dei politici per vedere se sono imbroglioni, se dicono la verità, se fanno chiacchiere, se fanno... Io sono contento che, se volete vedere quello che ho fatto io, andate a leggere quello che ho fatto, le battaglie che ho fatto, le pressioni che ho fatto quello che ho potuto, quando sono stato all'opposizione ovviamente, no? Abbiamo pressato, abbiamo fatto, abbiamo costretto Ninni Tramontana a lavorare d'estate, a fare riunioni, abbiamo costretto Chiudo a prendere, a muoversi per l'aeroporto, perché gli siamo andati fino a Lamezia, gli siamo andati dentro il cuore della Calabria, siamo andati all'aeroporto di Lamezia con le magliette amaranto, avete capito? Abbiamo stimolato, vedete, anche i partiti a muoversi che sono paralizzati, no? Vedete? Questi Fratelli d'Italia, dove c'ero io una volta, si stanno muovendo, no? Non contano assolutamente niente, perché la Meloni a Reggio sta lontana mille miglia, se verrà, verrà come verrà con le cose del Covid, no? Con gli schermi del Covid, non darà la mano a nessuno, solo al prefetto, al sindaco, al sottosegretario, noi regini siamo impestati, però i militanti, i Fratelli d'Italia fanno quello che possono per potere, e questa è una buona cosa, questo è il sale della democrazia, va bene. Io vorrei il confronto con tutti i partiti, perché i partiti non sono uno strumento negativo, cari concittadini, assolutamente no, i partiti sono uno strumento istituzionale. I poveri militanti dei partiti, loro lo sanno che non contano niente, capite? Io l'ho capito dopo che non contavo niente, nonostante facevo il lavoro in Fratelli d'Italia, non contano, ma alla fine decidono a Roma, lavorano a Reggio e decidono a Roma e ci calano loro, altro che partecipazione, condivisione, congressi, tutte cazzate. Allora che si deve fare? Si deve creare un centro, un baricentro reggiocentrico, dove c'è l'interesse forte per Reggio con liste civiche, e se uno fa parte di un partito deve sottomettere le logiche territoriali, le logiche nazionali, la prima cosa che ho detto a Bandecchi io. Se non c'è questa cosa io non sto con te, lui mi ha assicurato, io sono entrato anche nel Partito Nazionale, perché mi interessa il mio territorio, mi interessa Reggio Calabria, Reggio, mi interessa Reggio, Reggio. Allora, quando tu sei forte e hai un baricentro forte, regino di interesse, regino, puoi dialogare con tutti, perché gli altri vengono, anche se hanno interessi in Roma, centrici, partiti, dialogo con una massa critica fortemente regina, e non si vanno a fregare e si vanno a vendere per un piatto di lenticchie, vanno a combattere col sangue per ogni obiettivo che devono portare dentro la città di Reggio Calabria. Così bisogna, questo sto cercando di fare insieme a tutti i soldati di Reggio, questo stiamo cercando di fare, questo faremo, combatteremo strenuamente giorno per giorno. La segreteria è pronta, questa settimana ve la farò vedere, perché è pronta, la inaugurerà poi Bandecchi, ma già è aperta, così chi vuole venire viene. Un punto di riferimento territoriale a Reggio, vicino a Lugo Foscolo, in un locale di mia moglie, nessuno mi ha finanziato niente per adesso, io spero che qualcuno mi aiuti, perché in questo momento è tutto uno sforzo di tipo personale della mia famiglia. Dopodiché, cari concittadini, mi raccomando, non perdete mai la speranza. Ve lo comunicherò, credo nel giro di 10 giorni, perché queste, mi pare che questa settimana e l'inizio della prossima sono già le commissioni sono già calendarizzate. Farò questa commissione, ma lo pubblicizzerò molto, così i cittadini e i tifosi che vogliono venire possono venire, perché il Comune di Reggio deve mettere un membro nel Consiglio di Amministrazione della Fenice che ci deve riferire. Deve riferire a noi consiglieri comunali, lo deve fare nella commissione mia come atti amministrativi, lo deve fare anche nella commissione sport, dove il presidente è Nino Malara, e deve relazionare in tutte e due queste commissioni, deve dirci che cosa la Fenice sta facendo, che cosa sta facendo rispetto a quello che ha scritto e per le quali cose scritte, il vice sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ha dato il marchio della società a questa società. Questo ce lo devono spiegare. Quindi, vedete quando funziona il sistema di controllo e di pressione politico-civica? Rivoluzionario, aggiungo io, perché il polo nostro non è civico, è rivoluzionario. Noi vogliamo rivoluzionare tutte le cose che vanno male, tutte le incrostazioni del male, della cattiva gestione, li vogliamo rivoluzionare, e vogliamo
che i cittadini partecipano veramente all'attività politica come protagonisti, e noi amministratori dobbiamo essere i servitori del popolo, non i padroni che vanno là, gli fanno il favorino e poi gli chiedono il voto come se quel favore gli era già dovuto. Nessuno deve pagare col voto mentre ti aggiustano una fossa o ti aggiustano un tubo. Quello lo deve fare il comune, perché lo deve fare il comune. Punto. Questa deve essere la battaglia. Io vi posso assicurare una cosa. Vi posso assicurare una cosa, cari concittadini, che noi vedremo l'aurora. Non vi fate, come dire, contaminare da quelli che dicono non cambierà mai niente, ma non cambia niente, il popolo regina è un popolo di venduti, poi si vanno a vendere tutti, me lo dicono tutti i giorni a me, io non ci credo. Cioè, credo che c'è una parte di popolazione che per bisogno crede alle favole, crede agli asini che vuole. Non è che non lo so, non voglio, non, come dire, non voglio coprire la verità, no, però dico, non possiamo parlare sempre di queste cose. Parliamo di speranza, parliamo che anche se ci sono questi concittadini, noi insieme possiamo risvegliarli nella coscienza, perché tutti sono importanti. Tutte le iniziative politiche che ci saranno tutte oro che cola. Io spero che nascano tante iniziative politiche, civiche, soprattutto civiche, perché più ne nascono, più vuol dire che il popolo si sta liberando. Noi stiamo facendo un'operazione importantissime, ci sono tantissime persone che stanno aderendo al nostro progetto, però è chiaro che noi dobbiamo dare la speranza ai nostri concittadini, dicendogli per filo e per segno, abbiamo il tempo ovviamente, perché ci sono purtroppo 2 anni prima delle elezioni, avremo il tempo di spiegare rione per rione quello che noi vogliamo fare, e vogliamo raccogliere le istanze dei cittadini che sono i protagonisti, che ci dicono loro quello che noi dobbiamo fare. Ma nel frattempo, tra questo momento e il momento delle elezioni, noi dobbiamo dialogare con i nostri concittadini, dobbiamo interagire, dobbiamo prenderci pure i cavolatoni che i nostri concittadini arrabbiati ci fanno. Io quando incontro persone arrabbiate con Falcomatà, che se la prendono pure con me, perché io non riesco a cacciarlo, capite? Io mi rendo conto, io lo spiego, però mi rendo conto che hanno ragione, perché non sanno quello che fare. Dice, ma lo dovete cacciare, lo dovete cacciare, e non lo possiamo cacciare, perché c'è un Falcomatà è stato eletto democraticamente, chiaro? Quindi non possiamo cacciare un uomo, un sindaco eletto democraticamente, dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti della democrazia per poterlo fare. Allora, voglio chiudere questa diretta ricordandovi una cosa importante. Me l'ero appuntato anche il lungomare di Catona, no, mi era appuntato questa cosa del lungomare di Catona. Vedete, cari amici, io sono andato 4 volte là, ve lo ricorderete, potete vedere le mie dirette che sono registrate, no? Abbiamo fatto una pressione incredibile in quel posto, no? Mi hanno chiamato un sacco di cittadini, abbiamo fatto pure, vi ricordate quel video fatto nella via dove c'erano 10.000 fosse, che si stava distruggendo la macchina, no? Che ha avuto tante visualizzazioni, ma poi quella cosa ha avuto il risalto dentro l'amministrazione, no? Ora avete visto che fa Falcomatà. I lavori stanno andando sempre a rilento, sempre a rilento, sempre a rilento. Non è cambiato quasi niente. Mi dicono i cittadini che ogni tanto ci sono 2 operai, un giorno va uno, qualche volta ne vanno 4. Però che fa Falcomatà? Vedete, è diventato intellifurbo. Si fa, va là, fa 4 fotografie, fa un articolo, noi siamo pronti, tutto a posto, quest'estate sarà aperto, quest'estate non sarà aperto, e prende in giro la popolazione. Però poi i cittadini mi dicono là che i lavori stanno andando a rilento. Speriamo che questa cosa possa essere fatta come dice qualcuno, speriamo che almeno questa volta abbia detto la verità. E poi, però, che abbiamo fatto? L'abbiamo fatto pressione. Quindi vale la pena fare pressione politica e civica? Assolutamente sì. Continuate tutti voi a mandarmi fotografie, a mandarmi, come dire, segnalazioni. Io non posso, io vi chiedo perdono, perché purtroppo non posso adempiere a tutte le cose, perché sto cercando di lavorare come dire, sul sistema che deve cambiare Reggio Calabria. Poi ovviamente, dove posso, vengo a fare sopralluoghi, a vedere cose che io non ho mai fatto, perché ho sempre cercato di fare le cose, diciamo, globali per il bene di tutti. Però mi sono reso conto che è importante incontrare i cittadini nei posti pure più sperduti per raccogliere le loro istanze, e raccogliendole noi possiamo avere la contezza di quello che dobbiamo fare per il futuro e per il bene della nostra città. Io vi ringrazio. Ci vediamo domani. Domani vi aggiornerò sul Consiglio Comunale, su quello che si deciderà rispetto al piano, alla variante al piano spiagge, che è importantissima,
e alla questione anche delle piste ciclabili, dei lavori pubblici e delle emergenze della nostra città. Arrivederci, buona domenica, buon fine domenica e buon inizio settimana e buon, diciamo, la domenica è un giorno un po' particolare, no? Vi dico velocemente e chiudo. La domenica per me è un giorno un po' particolare perché mi piace il venerdì a me, quando il sabato siamo un po' più liberi, la domenica pure. La domenica è, diciamo, già la domenica sera è già il rientro al lavoro, a fare le cose, diciamo, che facciamo tutti i giorni. Quindi non è un giorno, preferisco il venerdì alla domenica, però la domenica è il giorno del Signore, è bella perché è un giorno, diciamo, consacrato al Signore per chi crede in Gesù Cristo e per chi non crede fa quello che vuole durante una giornata di libertà. Arrivederci e ci vediamo domani, se Dio vuole. Arrivederci.